Allora, sono le 15, questa è la mia prima gara e mi devo conquistare un posto nell'endurance della GT3. Quindi sono qui, devo spingere, andare fortissimo senza fare danni e cercare di portarmi a casa dei bei punticini qua a Zolder. Vediamo cosa ne esce. Ok, siamo qui nella nostra posizione. Come entriamo subito? Ok. Senti che bella. Ok, adesso come loro si muovono, noi dobbiamo partire in fila, in pratica. Ok, partiamo. Cerchiamo di fare bene. Cerchiamo di non fare danni. Che si frena questo così forte? Ciccio, non stai andando. Ok. Perfetto, cerchiamo di metterci subito qui, bene di seconda. Tiriamo appena abbiamo Ok, green flag, possiamo subito partire. Bandiera verde. Caspita, quanto sono all'interno. Ok, cerchiamo di non toccare nessuno, perché questa è un'endurance, quindi le endurance si corrono sulla lunga distanza. Tu puoi anche avere il miglior passo del mondo, ma se non sai poi mantenere la gara, le gare sono lunghe in questo caso. Non farò il cambio pilota così come previsto nella GT3, però vabbè, ragazzi. Cioè, quando andiamo, è un gioco. Io lo porto tipo in maniera simile alla realtà, però è sempre un gioco, ricordatelo. Io sono con questa Mercedes che soffre di due cose principali. Caspita, questo si è aperto. Soffre ha due problemi principali questa macchina qui. Primo problema è il sottosterzo in entrata. Secondo problema è il sovrasterzo in uscita. Adesso qui ho sbagliato marcia, vabbè, ci può stare. Ok, stiamo larghi. Nelle curve veloci poi se sei esterno non ti dà sicurezza, o almeno a me non me la dà. Potrebbe darmene molto di più, guarda questo dove si stava andando a infilare. Ok, cerchiamo di riprenderci subito. Vedi qua, guarda quanto mi allarga. Proprio c'è un sottosterzo assurdo in uscita. Sovrasterzo in maniera impressionante. Probabilmente dovrei intervenire sul traction control. Sulla mappa, boh, non lo so, oggi mi hanno detto sali, facci vedere quello che vali senza farti troppi problemi e poi vediamo noi se darti una gara, una macchina per la prima gara Endurance che sarà a Monza. Ragazzi, è Monza, Italia. Vediamo, questa è un'opportunità che mi stanno dando, io la voglio cogliere. Un po' come è successo a Nasca, sapete che seguo Nasca e mi ispira a lui per fare il roleplay, sapete, mi ispira a lui. Perché lui ovviamente corre nella realtà, è molto più bravo di me a guidare, tutto quel che volete. Questo non lo metto mai in dubbio, mai nella vita. Ok, qua posso tenere la terza. Sì, usciamo di terza. No, la terza è un po' morta, eh. Bella traiettoria. Costante. Caspita, quanto mi frena questo al centro curva? Che ti frena al centro curva? Cerchiamo di stare in scia, cerchiamo di stare in scia, siamo settimi, eh. Siamo partiti. Comunque la staccata la fanno bene loro. Ok, comunque ho un problema sui driver della realtà. Non esiste. Allora ragazzi, non è il gioco, questo va bene. C'è un problema dei driver perché ho provato. Avevo messo ultra e il gioco mi dava queste botte di micro lag. Non so se è una questione di temperatura perché mo fa troppo caldo. Ho abbassato ad alto. Mi dà lo stesso problema. E non so neanche se ho attivato l'RTX, porca di quella miseria. Ma è partita. Ok, leggero. Grave danno all'avantreno, non fa niente. Non ti preoccupare, che mo che rientro lo sistemiamo. Ci stanno, questi errori ci stanno, ragazzi. Purtroppo ho dimostrato di essere. Stavo andando bene, purtroppo questi errori non ci voleva. Mi sono andato a girare da solo, sono le 18 del pomeriggio. Dopo 3 ore di gara sento la stanchezza che si fa avanti. Ok, errori di gara virtuali comunque ragazzi, che ve l'ho detto, sono a 48 per grave danno all'anteriore, poi appena entrerò ai box dovrò decidere se sistemarlo o meno. Posso anche non andare ai box, posso anche non andare ai box, ogni tanto questa macchina ha già questo problema, non potendo fare l'assetto oggi, cioè oggi mi hanno detto buttati, mi hanno detto questo, mi hanno detto non farti troppi pensieri, buttati. Faccio vedere quello che vale e io così sto facendo, ragazzi. Sono ottavo, pensate, prima gara in GT3, ottavo va più che bene. Caspita, come lo staccano fortissimo loro! Staccano veramente come.
però poi esco fortissimo di curva io. Loro hanno un attacco all'entrata veramente veramente forte. Io sto usando, perché non ho fatto tantissime, poi perché non ho potuto fare delle prove, quindi ho messo, ragazzi, ho messo la scia, che però toglierò poi dalle prossime volte, perché è brutta da vedere, è bruttissima da vedere. Però oggi, ragazzi, Zolder non l'ho mai, non è un circuito che conoscevo, quindi oggi l'ho dovuta mettere per forza. Poi farò delle prove, sono settimo, farò delle prove e vedrò un po' come andare. Farò delle prove soprattutto per vedere che difficoltà mettere, perché non so che difficoltà mettere in questo gioco. Ovviamente non ho aiuti alla guida, perché non mi piacciono. Da quando ho la postazione così, gli aiuti alla guida mi danno fastidio. Gioco tutto senza aiuti ormai. Cioè preferisco lottare di più, stancarmi di più, però non avere più ABS. L'ABS ce l'ho qui, c'ho anche traction control. Queste macchine ce l'hanno, quindi... quindi è ovvio che ci sia. Cioè, gioco Factory, se una cosa c'è la uso, se non c'è la uso. Oh, le 7:44 di sera, ok. Ora vicinissimo, guarda il sole che bello. Che bello il sole, così che ti spara negli occhi, non vedo niente. Non vedevo niente, con quel sole lì che ti entrava negli occhi. Escimi forte, vai che ci... Sorpasso a destra, ragazzi, siamo... Ma vedi qua, certe volte mi lagga, non capisco perché mi deve laggare. Mi ha toccato da dietro, deficiente. Che ti tocchi. Sono le 20 di sera. Mi ha toccato lui, comunque vedete che ci sono già le luci accese delle auto, stiamo cercando di... Ok, perfetto. Penso di aver rotto qualcosa sul davanti, voi probabilmente lo vedrete con la multicam, ma io dall'interno non lo vedo. Poi lo vedrò in fase di montaggio dei video. Ormai tutti i racing usciranno multicam. Non so se vi è piaciuto quello, il primo con Dirt Rally. Ok, cerchiamo di stare attenti in queste curve. Sono messi i guarda aperti, non mi fanno andare né da una parte né dall'altra. Non mi fanno passare. Si sono messi due amici qua, penso siano due Ferrari, eh. Penso siano due Ferrari. Ok, cerchiamo di superarle qua all'interno. Perfetto, sono in quinta posizione. Probabilmente dovrò alzare un po' la difficoltà, perché alcune volte i sorpassi mi vengono troppo facili. Sì, colpa mia, sarà toccata. Sono quinto sul 29, ci sta. Qui non riesco mai a sorpassare perché non entro abbastanza veloce. Comunque vedete qua quello che vi dicevo, il tempo è a 48 per, come nella casa di, non mi ricordo di chi è, quello sulla nuvola. Goku c'era andato per allenarsi. Ok, siamo a metà gara, mi sta più che bene. E sono quarto, dove stanno 10 secondi dal terzo. I primi tre sono andati veramente forti. Io partendo dietro non ho fatto qualifiche, non ho fatto niente. In pratica oggi penso che siano contenti in questo momento. Nonostante l'errore che ho fatto, quel piccolo tocco che ho fatto, non dovevo farlo, perché loro mi hanno chiesto pulizia di guida, non posizione, mi hanno chiesto di essere pulito, non di vincere niente. Comunque mi lampeggiano le luci, penso che di aver scassato qualcosa. Poi vedrò il multicam com'è. Penso di aver scassato qualcosa. Sono le 10 di sera, quindi completamente buio. Vedo niente, non vedo. Gli effetti di luci sono fatti benissimo su questo gioco, eh. Fatti veramente bene. Ok, largo. Ok, perfetto. Cerchiamo di vedere un po' se riusciamo almeno a vedere dov'è il circuito. Io non so come fare poi a entrare i circuiti di notte. Qua, guarda, queste luci non vedo più niente, ragazzi. Iniziano a vedere più il circuito. Le staccate le sto perdendo tutte, le sto perdendo. Infatti sto usando marce più lunghe perché ho paura di perdere il controllo dell'auto. Non vedo i punti di staccata. Non vedo niente. Col fatto che ho rotto anche le luci. Vedi, questa non era la staccata da fare. Col fatto che ho rotto le luci e
E niente, c'è questo problema qui. Comunque la nostra è GT3, categoria GT3 amatori, come sempre, vi ripeto. Sono pro. Ok, mi sa che non dobbiamo rientrare ai box. Mi sta più che bene. Quindi facciamo una sprint. Probabilmente anche nella sprint però rientro nei box, perché da quanto avevo capito, la GT3 è obbligatorio cambiare il pilota ogni 60 minuti, ogni 55 minuti. Non puoi farti tutta la gara da solo. Ovviamente questo è sprint, ma noi poi correremo nella categoria endurance. Oh caspita, ho perso la macchina, per errore ho messo un'altra marcia, un'altra volta mi giravo come con un pericolo assurdo, mi giravo. Mi sarei girato proprio in una maniera incredibile. Ok, andiamo qui sul cordolo. I cordoli mi sembrano un po' scivolosetti su questo gioco. Non so se qualcuno di voi l'ha provato o ha avuto questa sensazione. Mi sento molto ballerini i cordoli. Mi sento molto ballerini. I cordoli molto molto ballerini. Cioè ballerini, mi sento scivolosi. Il cordolo è scivoloso, ma il cordolo comunque viene aggredito in condizioni di asciutto. Qui siamo in condizioni di asciutto. Correremo sempre in asciutto, perché io non so guidare col bagnato. E non ho capito questa cosa. Cioè i cordoli anche sull'assetto vecchio dicevano, lo stesso Nasca se non sbaglio in un video ha detto che il cordolo è molto scivoloso. Se non sbaglio anche Viper Concept, che è un altro gruppo che seguo, credo fosse sia o italiano o francese, però fa i video in inglese, anche lui dice che i cordoli sono molto ballerini. Comunque mezzanotte, è giunta mezzanotte e io ho sempre questo problema in frenata con le luci che mi lampeggiano. Purtroppo i tocchi che ho fatto non ci volevano. Qua mi si allarga sempre la macchina, bordolino. Ok, per quanto riguarda il force feedback mi piace, il force feedback lo sento. Dovrei controllare se mi va a clippare force feedback, ma non credo. Spero di no, non l'ho guardato. Comunque lo sento bene, lo sento. Ok, ci siamo. Altri 3 minuti di gara, è arrivata l'una. Finiremo di notte, finiremo. Ci sta, ci sta. Se avessi avuto più tempo per provare, probabilmente avrei fatto qualcosa di sicuramente di più. Ma poi dovrei anche sistemare l'assetto dell'auto, che è troppo ballerino. Devo capire anche come settare traction, ABS e mappa. Non capisco la mappa che cosa mi rappresenti, però vabbè. Cioè, per ogni mappa c'hai diversi settaggi di ABS e traction control. La butto lì, non ne sono sicuro. O la mappa interviene sulla potenza del motore, che in gare così lunghe può essere utile. Consumare di più, consumare di meno. Comunque i primi 3 li ho persi proprio, Ok, ultimo giro, dovrebbe essere l'ultimo giro. Quindi va bene, ci sta che sia l'ultimo giro. Sono le 3.25 di notte, buio totale, non vedo niente, gli effetti di luce sono bellissimi. Devo aggiornare i driver della scheda grafica. Ok, ultimo giro, ragazzi, io ho fatto un po', che l'ho fatto io, ho recuperato i primi 3, almeno vedo il terzo, non so se riuscirò a riprenderlo, ma io penso che sicuramente mi offriranno un posto in Endurance, con la Mercedes AMG. Vorrei spingere un po', però devo sempre stare attento alla macchina. Sono andato un po' fuori, va bene. Guarda, la gara è finita, sono le 4 del mattino. Ho queste caspita di luci che mi lampeggiano in frenata. Ok, perdita di pressione alla posteriore destra, bene. La cosa mi piace, si vede che ho scassato la ruota. Devo stare attento, per non male che è l'ultimo giro, altrimenti dovrei rientrare tantissimo. Ok, perfetto, cerchiamo di accelerare bene. Dai che forse ce la posso fare, ragazzi, mi porta a casa la quarta posizione, ottima. Se si scasparassero un pochino loro due davanti. No, il primo comunque viaggiava su altri tempi.
però mi accontento di questo che ho fatto, insomma. Dovrebbe essere l'ultimo giro, vediamo. E qui il traguardo, vero? No, forse c'è un'altra curva, ma non riesco, non ci riesco. Ok, sì, sta arrivando, sta arrivando. Niente ragazzi, finisce qua, finisce. Vediamo un po' cosa ci dicono, finisce alle 5 del mattino. Forse ce la facevo, un altro paio di giri ce la potevo fare. Caspita, ce la potevo veramente fare. Sono arrivato a 0,2 decimi dal... caspita, ce la potevo fare. Io vi lascio con questa prima gara, siamo qui nella prima nostra notturna. Io spero vi sia piaciuto il video, se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un pollice in su, di iscrivervi al canale, di seguire la Mito Roleplay e ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao ciao!